Bentornati a Radio Design. Ti ho spaventato, Elena. Siamo in diretta ovunque su Radio Design. Sono con Elena Zuccaccia. Benvenuta, Elena. Grazie, ciao. Scusa, mi viene da ridere perché ho avuto un sobbalzo. Sì, ho fatto un sussulto. Chi ascolta il podcast non lo può vedere. Allora, partiamo con il chiederti chi è Elena Zuccaccia. Allora, io parlo in prima persona, che la terza persona fa ridere, sì. Sono Elena e ho insieme a Costanza Lindi, che non c'è ma di solito invece siamo sempre in due, lo studio editoriale Sette Piani, con il quale abbiamo creato una rivistella, Sette Pagine, che è il motivo per cui siamo qui, per farvela vedere. Sì, infatti poi la mostreremo anche, mentre parlo, magari puoi farla anche vedere direttamente in video. Posso vedere la tua faccia? Sì, che è meglio, perché la mia faccia, ecco, possiamo fare anche così. No, non riesco a farlo. Sono sdatto. Allora, esatto, tu hai citato Sette Piani, che sostanzialmente è un'agenzia vostra che avete realizzato, poi ci spieghi cosa fate, che è editore sostanzialmente di Sette Pagine. Sette Pagine è una rivista che ha quali obiettivi ha e come è strutturata. Ok, allora Sette Pagine si inserisce appunto nelle varie attività di Sette Piani, che si occupa sostanzialmente di servizi editoriali, quindi lavoriamo con i testi, lavoriamo con gli autori e con gli editori, ma che oltre a questo poi svolge varie attività legate al territorio. L'idea è quella di legarsi al territorio e di portare un po', di creare alla fine un mini, no, centro culturale, un gruppo intorno alle varie attività. Attività che vanno da corsi e laboratori, comunque legati alla scrittura, alla lettura, alla narrativa e alla poesia, e appunto alla pubblicazione invece di questo opuscolo. Sì. Per quanto riguarda i corsi laboratori, dicevo, in realtà mi sono dimenticata, appunto per far vedere come siamo questo legame con il territorio, abbiamo organizzato dei laboratori, un laboratorio sulla poesia di Aldo Capitini. Sì. Quest'anno era il 50esimo della sua morte, quindi ci siamo inseriti. Teorico del pacifismo, per chi non lo sapesse, esatto. Perché magari qualcuno ci ascolta fuori da Perugia. Quindi. Sì, è umbro, appunto. E poi ora un laboratorio di poesia che partirà a settembre e si svolgerà all'aperto in vari luoghi proprio della città di Perugia, quindi insomma interessante dirlo. Magari anche il nostro giardino, chi lo sa. Anche il vostro giardino, che ho visto prima ed è meraviglioso, veramente bellissimo, complimenti. E in realtà anche qui la vista è bella, e siamo in centro, non ci vedono, ma io mi sto divertendo molto, mi piace. Sì, ogni tanto la gente si ferma, sì, a fare foto, non oggi ma le altre volte. Mi piace molto. E ecco, invece Sette Pagine è appunto un opuscoletto, una rivistina che ospita autori sia umbri che non, comunque per ora italiani, e ospita racconti, poesie e illustrazioni. Abbiamo inserito alcuni degli autori con cui in qualche modo Sette Piani aveva un collegamento, e poi altri autori che invece, insomma, il cui materiale ci è arrivato tramite invio spontaneo, insomma, alla nostra mail. Sì, dicevi che c'è anche anche la parte digitale, nel senso che c'è anche un sito. Sì, abbiamo fatto adesso nel nostro sito, quindi settepiani.com/settepagine, c'è la versione blog online di Sette Pagine, che ospita dei contenuti differenti, quindi ci sono le bio degli autori, ci sono le varie informazioni sugli autori, sugli illustratori, perché appunto Sette Pagine punta molto sull'aspetto dell'illustrato. E quindi vari lavori anche dei vari illustratori che collaborano con noi, e vari collegamenti con i temi dei numeri, perché c'è stato un numero zero ad aprile, che era un numero prova e quindi non aveva un tema, mentre adesso, entro la fine dell'anno, tra novembre e dicembre, uscirà il primo numero vero e proprio, numero uno, che avrà tema dentro e fuori. Bene, mi dicevi prima. E quindi preparatevi, apriamo subito questa call a poeti, illustratori, quindi magari anche qualcuno dei nostri studenti che fa illustrazioni veramente fighissime, e magari un giorno le troveremo anche lì dentro. Mm-hmm.
Dicevi che per la diffusione al momento vi occupate voi della diffusione della rivista, giusto? Sì, sì, la distribuzione sarà una distribuzione diretta, ci appoggiamo un po' alle librerie indipendenti, al momento in realtà con il numero zero siamo rimaste qui a Perugia, quindi con la libreria Mannaggia, ma proprio perché era un tentativo, quindi il numero zero si trova qui da Mannaggia e poi online sul nostro sito. Sì, Mannaggia, lo ricordiamo, è via Cartolari, qui a due passi dall'istituto, in pieno qui, centro storico. Sì. E comunque terremo la stessa linea, quindi quella di appoggiarci alle varie librerie indipendenti delle maggiori città, insomma, con distribuzione diretta, sì. Bene, anche qui un secondo appello per le librerie indipendenti, sì. Contattate direttamente loro e vi spediranno il numero zero intanto. Ma questa è una cosa molto interessante. Dicevi che la prima rivista è stata fatta, se non sbaglio, con un crowdfunding, giusto? Ci racconti un po' l'iter, come ha funzionato la cosa, perché può essere interessante per tutti. Intanto salutiamo ex studenti dell'istituto che passa. Perché in tutto ciò siamo in vetrina, questa cosa è veramente esatto. Sì. Dunque, a gennaio del 2000, anzi forse era già prima in realtà, comunque insomma, non importa. All'inizio del 2018 abbiamo iniziato a raccogliere il materiale, appunto, un'altra call per questo numero zero, e una volta ricevuto un po' di materiale abbiamo creato questa proposta di crowdfunding, appoggiandoci ad una piattaforma che si chiama Edita e che si occupa appunto soltanto di editorie, si appoggia alla più grande piattaforma Ulule. È nato per 30 giorni, quindi un mese, con crowdfunding aperto, e volevamo anche renderci conto se no, ci potesse essere ci fosse stato appeal, certo. Sì, interesse dietro alla cosa, e anche poi ovviamente il crowdfunding ti permette di finanziare di produzioni, che in questo caso sono i costi vivi di stampa, prima, no? Senza un tuo investimento iniziale, rendendoti conto anche del tipo di tiratura, eccetera. E quindi c'è stata una buonissima risposta, siamo state molto contenti, e da qui ora invece per il futuro l'idea è quella di dare, come dire, i numeri successivi con i ricavi del numero precedente, fin dove è possibile, insomma. È stato il crowdfunding è sicuramente ha veramente dei lati molto positivi, ecco, nel nostro caso ci siamo appoggiate soltanto per l'inizio, per partire, che è poi effettivamente una delle funzioni, no? Perché appunto ti permette di annullare quell'investimento iniziale e di partire al contrario, quindi è molto, molto utile, insomma. Bene, è una cosa molto interessante. Allora, il nostro tempo è quasi scaduto, se ci puoi ridare i tuoi riferimenti. Quindi... Sì, anche perché non l'ho detto, per Costanza Sarrabbia, la mail è info@settepiani.com, il sito è www.settepiani.com, e niente, noi effettivamente stiamo raccogliendo materiale per il fino a metà. E quindi illustrazioni, racconti, poesie, racconti di massimo 10.000 battute, poesie inedite massimo 7. Ci riprendo. Ci fanno un bel video, fighissimo, da fuori. Sì. E le illustrazioni legate semplicemente al tema, appunto, dentro e fuori. Bene, molto interessante. Sicuramente ci rivedremo qui con il prossimo numero, così ci racconterai com'è andata a finire. Volentieri. E alla prossima intervista su Radio Design. Ancora grazie, Elena. A te. Ciao. Un attimo che chiudo qui le dirette. Sì.